Tesoro, su. Va bene. Svelti. Ci siamo riusciti, ragazzi. Dai, dai. Vado. Vai, vai. Vai. Vai, vai, vai. Never give your heart to a stranger. Don't tell your secrets to a friend. Put your heart in mortal danger. They all desert you in the end. The more you live, the more you love. Che schiaffoni tira quello lì, si sentono anche qua. E voi Madonna. Non fatevi più vedere da queste parti, capito? E ci torna. Possiamo mancare solo noi due a casa di Carlo, eh? Bisogna rimettersi qualcosa. Lo so. No, 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 lasciate perdere, non fate casini che ci abbiamo già pensato io orsetta, eh? A fare dai, che dai, cosa? Dai, dai. Hai chiamato? Hai telefonato? Già due volte, manca un'altra ed è fatta. Bravo. Sentite, si può sapere cosa state combinando voi due? Telefonate strategiche. Sbranateli! Adesso te lo spiego, Luca, allora... Orsetta sta chiamando Anna da due giorni, io sto chiamando a casa tua da due giorni, capito? E per dire cosa? Per dire a tuo padre che Anna è stata schizzata da tutta la classe, che perciò non può venire alla festa. Pensa che meloncino che ho, che cervellino che ho. Orsetta sta dicendo le stesse cose mie. Già, con parole più semplici, più misere, adatte al suo personaggio. Vai, ragazzi, siete degli amici, davvero. E questo non è niente, vedrai che sorpresine che vi sto preparando. Ancora la strafiga. Già, questa volta c'è. Ah, questa volta c'è. Io penso al tuo. Grazie. Metti ecco il piatto qua. Qui. Subito. Bravo. Ho una sorpresa anche per te. Così sorriderai finalmente. Anche tu con le sorprese? Sì. Vuoi fare concorrenza a Mauro? Certo. Ma ragazzi, credete che verrà? Ma chi? La fantomatica Speriamo. Donna? Beh, io da Mauro mi aspetto di tutto. Secondo me Mauro non verrà. Oh. Vuoi scommettere che è lui? Ragazzi, per questa notte basta con le scommesse. Oh. No, non no. sono per te, dai. Se poi non viene, peggio per lui. Ma come non viene? Questo. Oh! Sveglia. Anche questa? Sì, sì, ah. Vuoi il torrone? Sì, certo.
Speriamo che basti. Vieni. Salve, professoressa. Buonasera, professoressa. Ciao, ragazzi. Scusate il ritardo. Fabrizio. Ma è stata colpa sua, come sempre. Ma che fai? Ah. Mi presento. Buonasera. Buonasera. Isabella. Ciao. Ciao. Anna, Orsetta e insomma tutti i ragazzi. Ciao, della mia professoressa. Classe. Ciao. Che seratina ci aspetta! Vedrai che seratina! Coi fiocchi! Coi fiocchissimi! Oh, cosa fa? Vieni via! Cosa fa? Mi scippa la signora! Scusi, faccia di raviolo, cosa fa? Dove va? Ma dove vuole? No! Te l'ho già no. detto! Non voglio vederti! No! Hai capito? Non guardare, signora! No! Vuoi ballare con me? Adesso preferirei parlare, signora. Senza litigare, però. Senti, ma perché spesso mi eviti? Perché hai sempre troppa gente intorno. Beh, piacere non è poi così grave. Ma non sarà che tu te ne approfitti un po' troppo? Agli altri va bene così. Appunto, agli altri. E tu ti credi tanto superiore? Io? No, è che non mi piace la corte al seguito. Ha tutto al record. Lo sai che abbiamo parlato per un minuto? Un minuto importante. È quasi mezzanotte. Isabella, vuoi venire con me? Sì, andiamo. Come va? Sempre solo? Non vieni a ballare con me? Sei arrabbiato? Sai, pensavo che dopo l'altra sera. Invece tu mi hai sempre evitato. Perché vedo che la prendi un po' troppo sul serio. L'altra sera è stato tutto così tenero, spontaneo. Io non voglio legami, capisci, Enrico? Tu mi piaci, davvero. Ma niente di definitivo. Ma io ti amo. Lo so. Ma io no. Cosa devo fare allora, secondo te? Vivere questo tuo sentimento alla giornata, senza fare programmi, con allegria. E allora non mi farai sentire più in colpa. Oh, ma che hai fatto? Che cosa ho fatto? Ah, che cosa ho fatto? Io sono salvo per miracolo, sono vivo successo? Per... Ecco, è successo che... Poverino. Stavo arrivando in macchina con Marina, quella... Guidavo la Cadillac. Sì, tutta la gara. Non mi credi che ti fa guidare una E l'occhio? Cadillac. Questo chi che me l'ha fatto? L'occhio nero è finto. Uè, ma sei scemo, tieni giù le mani che fai male, ma sei scemo, qual è finto, finto? Che mi vogliono uccidere, mi vogliono uccidere. Ah, sono braccato, mi nasconderesti in casa per un paio di giorni? Ma certo, considera la casa tua. Mi metto in un angolino. No, la polizia l'ha chiamata. Eh? Certo. La polizia, sì, la polizia. La polizia. No. Perché la polizia? Cosa c'entra la polizia? Non l'hai avvisata. Mi state pigliando in giro? Ma no! Oh. Volete che mi butti giù dal balcone? Sì! Sì. 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 No. Sì, dai, dai, buttiamolo di sotto! Olè! Dai, dai, dai! 5! 4!